In questa sfortunata partita, buonasera Gabriele, questa sfortunata partita del Pescara condizionata, partiamo anche da questo, da un arbitraggio che non è apparso illuminato nella gestione soprattutto dei cartellini, avete protestato spesso all'indirizzo del direttore di gara? Sì, sicuramente poteva fare meglio per quanto riguarda i cartellini, appunto perché secondo noi c'era almeno un'espulsione sul fallo di Palmiero da dietro. E anche nel primo tempo sul fallo di Melegoni poteva starci. Cosa vi ha detto l'arbitro? No, secondo lui non era così. Poi da noi dal campo anche il rigore non sembrava, era un po' titubante, poi alla fine ha preso la sua decisione. Non deve essere un alibi questo però. Non sono arrivati i punti, però possiamo parlare di tre episodi importanti di Zappa. Nel primo tempo si è andato occhi negli occhi con Paleari, è tagliato benissimo sull'assist di Palmiero, poi hai realizzato il gol e nel secondo tempo quell'assist magnifico per Bocic dove Frare ci ha messo la gamba se non era gol. Sì, vabbè, sono contento di essermi fatto perdonare con il gol dopo averne sbagliato uno, perché il primo purtroppo è stato un gol mangiato, potevo fare sicuramente meglio perché mi ha messo una grande palla Luca. E niente, sono un po' così appunto, perché potevamo sicuramente portare a casa almeno un punto. Ultimamente nel Pescara fanno fatica ad andare in gol gli attaccanti, ci pensa Zappa, questo cosa vuol dire? No, io sono contento di aver dato il mio contributo con, appunto, avendo fatto questi tre gol alla squadra, e adesso arriveranno anche il gol degli attaccanti, magari con un mio assist, dai. Zappa adesso è nel mirino delle grandi squadre. È una recompera dell'Inter, sappiamo. Sì. Com'è la situazione? No, io non so niente, so anch'io che c'è la recompera, però non so niente. Per adesso sono qua e darò il massimo appunto per il Pescara.